Nel bel mezzo della guerra e con il rischio di razionamenti energetici, anche chi negli ultimi anni è riuscito ad ottenere un contratto a prezzi bloccati e quindi a condizioni vantaggiose, rischia di cadere oggi in una trappola. Nello specifico, ecco a cosa bisogna stare attenti. Come spiegato sulle pagine della stampa, gli operatori che hanno offerto nei mesi scorsi contratti bloccati ora si trovano a non considerare più vantaggiose le loro offerte, alla luce dei rincari delle materie prime a seguito del conflitto esploso in Ucraina. E così hanno avuto la brillante idea, in alcuni casi, di inviare lettere di disdetta unilaterale dei contratti che non arrivano insieme alla bolletta ma separatamente. Nel testo si legge: con riferimento al tuo contratto a Mercato Libero di energia elettrica o gas, a causa della mutata situazione di mercato si rende necessario apportare alcune modifiche al tuo contratto. In altri casi le comunicazioni sono anche più specifiche e citano i forti rialzi dei mercati del gas e dell'energia elettrica, causati da un aumento molto sostenuto del prezzo dell'anidride carbonica e da una forte domanda rispetto all'offerta. E conclude la lettera dicendo: per queste cause non dipendenti da noi siamo costretti a rivedere la struttura dei prezzi della tua fornitura a partire dal 1 luglio 2022. In particolare, per evitare di applicarti un prezzo fisso o oneroso, dal 1 luglio il tuo prezzo passerà da fisso a variabile. Di fatto, questi avvisi non sono altro che l'anticipo dell'aumento che ci sarà in bolletta per chi aveva avuto fino ad oggi i prezzi bloccati. Stando ai dati ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, tra l'ultimo trimestre del 2020 e il periodo aprile-giugno del 2022, il prezzo della materia prima elettrica è aumentato del 365%, mentre quello del gas addirittura del 392%.